A Brescia prendono il via i festeggiamenti del ventennale dell'Accademia Maestri Pasticceri, che avranno il momento clou martedì pomeriggio. Oggi parliamo della mortadella IGP e poi vini del nord-est e dolci campani. Una grande festa con 100.000 presenze ha voluto sottolineare il legame fra Bologna e questo grande salume a indicazione geografica protetta, famoso e purtroppo imitato in tutto il mondo. Fra mostre di affettatrici o bilance e degustazioni di finger food, grandi chef ne hanno dato nuove interpretazioni. Noi abbiamo scelto la versione dolce studiata da un giovane talento dell'Accademia Maestri Pasticceri. Fin da bambino la mortadella era tra le mie cose preferite. E quindi non potevo non accettare questa sfida di creare un dessert. L'ho creato con della ricotta fresca di pecora, con delle noci, un po' di uvetta, pistacchio, tutte cose che si abbinano con la mortadella molto bene. La mortadella Bologna IGP l'ho caramellizzata con dell'aceto balsamico e dello zucchero a velo in forno. E il tortino di ricotta, ricotta fresca, un po' di tuorlo d'uovo, zucchero, ingredienti semplici, puliti. E per finire una spuma di miele, yogurt e tuorlo d'uovo per grassare quello che è un pochettino diciamo la caratteristica della mortadella. Vi assicuro che il risultato è buono. Questo prodotto, mortadella Bologna IGP, si può proporre anche dolce. A Napoli e in Campania il torrone si comincia a mangiare già in questo periodo, ma in versioni un po' diverse da quelle diffuse in tutta Italia e legate soprattutto al periodo natalizio. Allora, qua abbiamo una tipologia di torrone che si chiama Faldacchella, che si faceva anticamente nelle pasticcerie, quasi oggi non si produce più. Viene prodotta con le mandorle o zucchero della classe di zucchero fondente. Viene messa sul fuoco, acqua, zucchero, mandorle, viene cotto e tutto poi alla fine raffinato in raffinatrice. Dove viene aggiunto del pistacchio, pure del cacao, della nocciola. Dopo praticamente il raffreddamento del prodotto viene messo negli appositi stampini, dove dopo circa un'oretta viene tolto dallo stampo e viene glassato. Poi dura abbastanza. E poi dura diciamo anche un paio di mesi. Nell'altro caso si usano sempre gli stampini, ma si parte proprio da quelli. Viene fuso del cioccolato fondente e viene fatta praticamente questa camicia di cioccolato internamente. Poi successivamente si lascia asciugare un attimo la camicia e viene fatto questo composto a base di cioccolato. Viene sciolto il cioccolato, viene aggiunto dell'olio, poi man mano, a seconda del prodotto che vogliamo ottenere, gli andiamo ad aggiungere dei pistacchi e delle mandorle. Qua abbiamo presentato un prodotto che è fatto con del cioccolato bianco, però internamente porta dei canditi, che noi lo definiamo torrone alla cassata. La cosa importante è comunque utilizzare degli ingredienti di altissima qualità.